Ciao a tutte e a tutti e benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Forse è il caso che mi presenti per chi ci ascolta per la prima volta. Io mi chiamo Barbie Roberts, ho 3 sorelle e vivo a Malibu, vicino al mare. E per questo alcuni amici mi chiamano proprio Malibu. Vi parlo da camera mia e in questi podcast voglio raccontarvi la storia di alcune persone molto speciali. Donne che sono riuscite a realizzare i propri sogni e a distinguersi in campi come la scienza, la cucina, lo sport, la moda e la bellezza. E a proposito di bellezza, io sono Chelsea e sono la sua sound genius. Forse vuoi dire sound engineer? Mi piace più genius. E va bene, genietta dei suoni. Vai con la sigla! Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri. Come avrete capito, la mia adorabile sorellina Chelsea è l'aiutante ufficiale del podcast. Adoro giocare con i suoni. Sai che si possono creare vere e proprie storie? Stai a sentire. Hai ragione! Sembra di sentire Blissa e Taffy che litigano. Quei due si cacciano sempre nei guai. A proposito di guai, passiamo a raccontare la nostra storia. Si tratta di una persona che di guai ne ha vissuti tanti, ma si è sempre rimessa in piedi più forte di prima. La role model a cui è dedicata questa puntata è Cristina Fogazzi, anche conosciuta come l'estetista cinica. Hai detto chimica? No, Chelsea, cinica. Vuol dire una persona che dice sempre la verità, in modo molto diretto, senza indorare la pillola. Come una specie di superpotere? In un certo senso. Da bambina, Cristina è cresciuta vicino a Brescia, in uno di quei deliziosi paesini dove si conoscono tutti. Fammi indovinare, e aveva un grande sogno. Non proprio, sorellina. Lei in realtà non aveva un solo sogno, ma ne aveva tanti di sogni. Fare la gallerista d'arte, lavorare in pubblicità, studiare lettere. Era indecisa. Allora un po' ti somigliava. Anche tu fai tantissime cose. Già, hai ragione. Purtroppo però le cose non erano facili per la piccola Cristina, perché il lavoro del papà a un certo punto iniziò ad andare male. E così la mamma, che era una tipa tosta, si tirò su le maniche e andò a lavorare in fabbrica per sostenere la famiglia. Una super mamma grandiosa! Ben detto! Seguendo il suo esempio, Cristina, che intanto era cresciuta, iniziò a fare tanti lavori. Fiorista, commessa in un negozio, cameriera. Dopo un po' di tempo iniziò un nuovo lavoro, in un salone di bellezza. Che suono fa un salone di bellezza? Proviamo questo! Molto rilassante, brava! Anche Cristina, come Chelsea, scoprì di essere veramente brava in quello che faceva. Ma per diventare ancora più brava si mise a studiare, studiare e ancora studiare. Solo che non era molto felice. Oh no, e come mai? Perché nel lavoro che faceva doveva convincere le persone che così come erano non andavano bene. Doveva farle sentire insicure. E tutto per vendere loro dei rimedi miracolosi. Ma lei non era così. Lei amava dire la verità. I suoi capi non erano d'accordo. E così, purtroppo, perse il lavoro. Oh, accidenti! Ci vuole un suono molto triste! Ma sai cosa, Chelsea? La sfida più grande è vincere la paura di sbagliare. Prendere coraggio e fare quello in cui credi. E come ha fatto Cristina a vincere la paura? Ha fatto una cosa molto coraggiosa. Ha aperto un negozio tutto suo, dove le persone potevano andare per sentirsi belle, rimanendo se stesse. Cristina non si è mai arresa. Ha lasciato che le brutte esperienze la rendessero più forte, che le accendessero una luce dentro, invece di spegnerla. E adesso vi racconto un fatto molto divertente. L'estetista cinica è nata con un fumetto. Cosa? Davvero? Ma è una cosa da pazze svitate!
Alle pareti Cristina aveva appeso delle vignette con la sua caricatura. Estetista, ma cinica. Per esempio, in uno dei fumetti, una cliente del negozio arriva e dice: «Ho le borse sotto gli occhi, cosa posso fare?» E lei risponde: «Abbinale alle scarpe!» Troppo divertente! E poi l'estetista cinica ha aperto un diario in rete per raccontare del suo lavoro. Ho capito! Vuoi dire un blog? Esatto! Proprio come il mio vlog, ma scritto, pieno di vignette divertenti e consigli di bellezza sinceri e reali. Insomma, trucco sì, trucchi no! Che matta! Ti sei meritata questo suono? A tutte le sue clienti, Cristina diceva, e dice tuttora, sempre e solo la verità, vendendo loro creme e flaconi per prendersi davvero cura del proprio aspetto. Come le creme profumatissime della mamma? Proprio così, Chelsea! Ma Cristina mise subito le cose in chiaro. Quelli non erano intrugli magici che potevano trasformarti da ranocchia in principessa. Lei non è mai stata una di quelle persone che cercano di vendere a ogni costo un prodotto con promesse fasulle. E poi, dovete sapere che tra di loro le ragazze di ogni età che seguivano il suo blog si chiamavano in un modo molto divertente. Se credi a tutto, sei una fagiana, no? E allora, per scherzo, quelle che seguivano i consigli di Cristina e compravano i suoi buonissimi prodotti di bellezza hanno iniziato a chiamarsi tra di loro le fagiane. I fagiani sono animali super simpatici. Oh, che spasso questi podcast. Oggi l'estetista cinica è un'imprenditrice di grandissimo successo. Scrive libri, va in TV a dare ottimi consigli di bellezza, i prodotti migliori e sempre con la massima sincerità, che è davvero il suo piccolo grande superpotere, che la rende autentica e speciale. La verità ti fa bella. Ben detto, sorellina. La nostra storia è quasi finita, ma l'avventura della nostra supereroina continua ancora oggi e chissà dove la porterà. Lei non si è mai scoraggiata di fronte agli ostacoli. Ha sempre trovato la forza e la voglia di andare avanti, di cambiare percorso e trovare la sua strada, passo dopo passo. Questa la leggo io. L'ho sentita in un bellissimo video sulle role model. Non fatevi dire da nessuno chi o cosa dovete essere, che tipo di corpo dovete avere oppure che carriera dovete scegliere, perché la vita è una partita che vi giocate voi! L'estetista cinica è diventata una delle più importanti beauty guru di tutta Italia, ovvero una personalità importante del mondo della bellezza e della cura del corpo. E pensare che all'inizio non sapeva se la sua avventura sarebbe stata un successo o un buco nell'acqua. Anzi, temeva proprio di vendere giusto 5 creme e poi dover chiudere tutto. Invece è famosissima! È proprio vero! Ed è una role model, un esempio virtuoso da seguire. Oggi Cristina fa un lavoro che adora, viaggia per il mondo, partecipa alle feste più emozionanti. Ma non dimentica mai di essere anche quella bambina piena di sogni che veniva dal paesino di Sarezzo. Ricordate sempre, non importa la vostra altezza, il vostro aspetto. Il colore dei vostri capelli? Giusto! Non esiste un solo modo di sentirsi belle e felici del proprio aspetto. Ci sono tanti tipi di bellezza che ci rendono persone uniche. Ehi, Chelsea, questa la diciamo insieme, ok? Ci sto! Allora, 3, 2... Uno. Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri! Ciao a tutti! Alla prossima puntata!